Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento Corredi Tessuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. 6x8 Bergotto. Caciuto, l'amaro sempre piaciuto. Ritorto Mobili a Gioiosa Ionica. Ti avevo promesso cose nuove? Sì. Eccole qua. Siamo per la prima volta in un capoluogo di provincia. Ah, finalmente. Territorio... Tanto detto di Reggio Calabria. Mamma Reggio Calabria. Mamma, noi, bella, noi siamo della provincia. Noi siamo regini. Della provincia. E siamo ad Armo. Armo. Mai sentito nominare io. Tu? Però io. Tu sicuramente. Vabbè. Sì. Gallina. Gallina. È una fazione. Mangiamo pollo oggi, gallina? No. C'entra niente. Guarda, chi non si mangia? Basta come si mangia! Io nostre, penso di no. Alle nostre spalle c'è l'Etna innevato e in eruzione. Innevato e in eruzione. Un panorama, guarda, di una bellezza unica. Siamo nelle colline, diciamo, nelle alture di Reggio Calabria. Si quindi vede lo stretto in maniera stretto, bello, sì. Proprio bello. Ma bello, poi oggi bello. La giornata è, merita, è de, non d'estate, ma di primavera inoltrata, pronta all'arrivo dell'estate. Allora, si sta bene, dai. 30 di? Di? Novembre. Quando registriamo? Ovviamente. Quando registriamo? Tra 7 giorni loro la vedranno invece il 7 di dicembre. Andiamo in sigla, torniamo subito dopo da Armo. Ma se non c'è più niente di pensare, ma se non c'è più niente di sperare, ma se non c'è più niente di mangiare, la pitta avanti furno senza sali. Li meglio ferri su di li baruni, e non potiamo stare più a guardare. Pigliamo le chitarre e li bastoni, facciamo festa qui in dei voli e mari. E giovi, 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 e l'acqua li canali, e giù passa il tempo e giù stacimo mari. E giovi, 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 e giove in mina vento, amore dal lupo e tu amore tempo. E giovi, 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 e vieni, 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 e ci passa il tempo e ci divolimo bene. Numa non c'è mai fini, manna gli occhi di guai, ci oscuri mezzanotte non vene mai. Un povero sciancato di cane muzzicato, un ricco arricchito di tutto è riveruto. Li mura su di pietra sta rubato, li porti di cerza su tagliati, li ciarami di rutti sono posati, li trave e li cerruni sono purruti. Li terri sono nigre e nigre lo carvone, o cinto li faccette in codoli zappone, chiuriti macinato un pasta. Armo. Il nome deriva dal termine greco armos, che vuol dire spalla, dorso di monte o anche luogo fortificato. È attestata infatti almeno in epoca medievale la presenza di una torre, luogo che ancora oggi viene denominato con la parola turri, che serviva ad avvistare eventuali invasioni di popoli stranieri. Di origine antichissima, forse preromana, non è rimasto nulla della sua ricchissima preistoria, nonostante i pur numerosi ritrovamenti archeologici, in special modo incontrata Sant'Andrea, dove sono
sono stati trovati dei reperti nelle tombe con vari vasetti di ceramica. Le prime notizie storiche del paese provengono da un testo greco del IV secolo d.C., la Bios di Sant'Elia lo Speleota. Armo vide, a partire dall'884 circa, l'ascesa, la predicazione e i miracoli di due santi monaci, Arsenio ed Elia, che si erano stabiliti nel monastero di Sant'Eustrazio, in contrada Sifuriu, a poche centinaia di metri dal paese. Il periodo di particolare splendore nella vita di Armo si concluse poco dopo la morte di Sant'Arsenio, seppellito nella chiesa di Sant'Eustrazio, e la distruzione del monastero da parte dei saraceni. In seguito il paese ebbe una chiesa intitolata a Maria Santissima Assunta, come si desume dalle Rationes Decimarum, che menzionano nel 1310 una Santa Maria de Armone. 300 anni dopo, nel 1615, il paese sarà elevato a parrocchia dall'arcivescovo Annibale d'Afflitto, con il titolo di San Giovanni dell'Ulivo, titolo che verrà cambiato nel 1632 in Assunzione di Maria Vergine, tramutato nel 1986 in Maria Santissima Assunta. Nel 1783 e nel 1908 subì gravissimi danni a causa dei tremendi terremoti di quegli anni, dopo che un incendio distrusse la vecchia chiesa baracca. Nel 1930 fu costruita la nuova ed attuale chiesa ed il paese si ingrandì con le palazzine del rione Giardini, mentre negli anni 50 vennero costruite le abitazioni del rione Troffata per accogliere gli sfollati dell'alluvione del 1953. Il paese dista circa 10 km dal capoluogo, alle pendici dell'Aspromonte, a circa 350 metri sul livello del mare. La parrocchia di Armo è costituita da 9 contrade: Puzzi, Caridi, Serre, Sorgonà, Livarelle, Badia, Pegadi, Aretina e Gurnale. In tutta la zona di Armo oggi si coltiva intensamente il bergamotto e numerose sono le cave per l'estrazione di sabbia e di ghiaia. Buongiorno Nino Morabito. Ciao Penuccio, come stai? Bene, bene, bel sole oggi. Oggi è una giornata che la Madonna ci protegge sempre, noi altri che siamo. Settamoti, siamo ad Armo. Siamo ad Armo, un paesino che ha oltre 1100 anni di storia. Addirittura, 1100. Sì, sì. E quanti abitanti davi? Ne avevamo 500-600. Andava più storia che abitanti. Certo, no, avevamo l'abbazia di Sant'Eustrazio. Dove è vissuto Sant'Arsenio, e allora con la venuta dei turchi l'hanno distrutta completamente. Comunque abbiamo una storia millenaria, te stavo dicendo, perché poi nei secoli si sono trasferiti l'abbazia di Trapezomata e poi... E io sento sempre nominare questo... Trapezomata. Trapezomata cos'è? Trapezomata è un'abbazia che abbiamo qua nella parrocchia di Armo e significa tavolato dal greco. Cioè, era un'abbazia. Era un'abbazia, ora è diroccata, sì. Comunque abbiamo Monsignor Ferrante, l'ex sacerdote del Loreto, mi ha procurato sia planimetria e sia, come si chiama, planimetria e tutta l'abbazia normale. Cioè com'era, una ricostruzione. Com'era una volta. Quando si è diroccata? Con i terremoti? Sì, nel 1783 è stato quello che l'ha distrutto tutto. Sono rimaste poche mura. Dismessa in sostanza dismessa. Dall'epoca. Io la ricordo... Ma perché siete affezionati a questa... Come si chiama? Trapezomata. Trapezomata, che poi è diventata pure un'associazione da quello che ho. Sì, io da 25 anni che sono presidente. Presidente unico, sei, sì, da 25 anni fatto il presidente. Da 25 anni. Da 23 anni facciamo un premio culturale ogni anno. Vi siete ispirati a quell'abbazia? A quell'abbazia, no? Sì, vabbè, ci ha indicato il nome. Cosa c'era dentro l'abbazia? L'abbazia c'erano pavimenti, paramenti.
c'erano calici, c'erano libri. Che... Vabbè, questo sì lo sappiamo, io pensavo che vita c'era, che quanti frati. Allora, secondo la nostra storia, qua abbiamo 10-12 frati, però in un certo... Che ordine era, lo sai tu? Basiliani. Basiliani. Ordine Basiliani, che giustamente io... Poi ho scritto un libro, ho riportato tutta la storia di Armo, poi te lo regalo e così te la leggi tutta e tutto abbiamo gli ultimi 60 anni di storia dove sono nato e vissuto io qui ad Armo. Ecco, ritorniamo al Nino ragazzino, no? Che c'era, che vita era? Ragazzino c'era il benessere assoluto. Ad Armo? Ti dico che qui ad Armo abbiamo avuto su 100... 250 abitanti, 12 che hanno compiuto i 100 anni, 12 persone. Complimenti, aria buona. Una percentuale bellissima. Si mangia bene allora? Si mangia bene, si beve vino perché abbiamo le contrade qua. Ah, avete il vino buono? Sì, abbiamo il vino di Aretina, è qualcosa di eccezionale. Vino di? Aretina, qua è una contrada. Devo stare attento perché ogni nome che qui ricorre è tutto d'origine greca, chissà sì. Perché. Tipo Aretina è origine greca? Oretina non lo so, no, però l'abbiamo piegati, con lei non piegati come lo chiamano, piegati di origine greca. Piegati signor luogo da acquoso, acquatrinoso, diciamo, ecco. Con l'acqua, perché la sua mare era aperta, man mano che scendeva verso giù il mare, sbatteva prima a piegati, dove c'è. Qui c'è sto paesello è in mezzo a due fiumare. È in mezzo, Armo significa dorso di monte dal greco, che è in mezzo alla. Fiumara di Luppari e la fiumara di Armo. Qualcuno interpreta pure il luogo fortificato. Qua sotto avevamo la torre, proprio ancora chiamavamo la torre, proprio qua, a 100 metri da noi, a 50 metri da noi, dove i nostri compaesani avvistavano la discesa dei turchi, diciamo così, dei saraceni. Si vedeva il mare da qui, no? Sì. Si vede un piccolo spazio di mare, sì, si vede la Sicilia dall'altra parte. Sì, si vede tutte piccolo... c'è un punto dove si vede tutto lo stretto? No, lo stretto non è questo qua. Le spiagge non ci sono i miei cugini qua che sono fuori, altrimenti eravamo sopra, ti voglio vedere da sopra. Si vedeva un panorama. Oh, quindi, là, sì. Tornando al ragazzino, che facevate qua? Allora, il ragazzino ancora non c'era né l'acqua all'interno e né le fognature. Come del resto in quasi tutti i paesi normali. Sì. Grazie a Dio abbiamo avuto, per dire la verità, Aricuò Filippo, il vecchio che ha distribuito un sacco di posti di lavoro qua ad Armo. E chi era questo tizio? Questo era il delegato municipale del sindaco. Ah, ecco. Qua poi il Siviglio ha fatto pure il sindaco. E ricordo che avevamo le vasche alla fontana, poi l'hanno distrutta, peccato perché una zona chiamata fontana. Ci tenevano all'acqua? No, c'erano tre vasche dove si lavavano i panni e due... Che strano, ci sono con due fiumare tre vasche? Sì, vasche. Nella fiumara no? Anche nella fiumara, quando scendeva quel rivolo di acqua pulita, si lavavano i panni anche nella fiumara, io ricordo bene. E che altro ti posso ricordare? Io ragazzino, siccome mi piaceva giocare al pallone, anzi poi qua l'ho scritto che ho giocato... facevate la squadra? No, ho fatto la squadra io. Contro Cataforia, contro chi? Contro Cataforia ogni 15 di agosto. Perché, perché c'era, era una ricorrenza. Una ricorrenza perché noi avete eravamo... una festa qua al 15 di agosto. Sì, il 15 di agosto c'è Madonna Assunta che protegge tutte noi altri. E quindi c'era sto torneo di calcio, molto ambito. Molto ambito perché... Facevate il derby con Cataforia? Ogni festa, sì. E come c'era? Di solito vincevamo noi. E giocato in casa. E noi giocavamo in casa, poi io. Sei appetrati o no? No. No, no. Io sapevo giocare bene, ti posso dire che io sono stato nel 63-64 nella Regina Calcio. Addirittura. Juniores. E che facevi? Che ruolo? E io ero centravanti. E mi avevano il sfondamento. No, ma io giocavo bene veramente. Allora lo posso dire, quando sono venuti qua dalla Salernitana mi volevano. A Salerno mio papà, siccome ero minorenne, avevo 16 anni, non mi ha voluto mandare, ma comunque ringrazio Dio lo stesso perché noi siamo... Senti, torniamo al ragazzino. Ragazzino. Amici ce n'erano qua? Amici sì, ma facevamo giochi di tutti i tipi. E è rimasto qualcuno di quegli amici qua? No, sono tutti fuori. Ce ne sono? Tutti emigrati? Qualcuno è emigrato, qualcuno è già deceduto e per cui siamo, della mia taglia, siamo rimasti 2-3. In tutto il paese. Ma sono qui o no?
Uno è qua, Nicola è qua. Se lo incontriamo. Ora saliamo e vediamo. Se parliamo pure con lui, vediamo se si ricorda qualcosa. Sì, sì, eravamo compagni di classe con lui. Eravamo compagni di classe nelle elementari. Che poi ti faccio vedere dove erano. Dopo l'alluvione del 51, le hanno occupate le alluvioni. Anche qui ha fatto danni? Sì, tutte le frazioni qua danni a non finire. E gli abitanti le hanno messe nelle scuole. Ecco, quella seconda elementare per me era finita prima di iniziare. Ha fatto l'alluvione a ottobre. Tu hai fatto le scuole qui ad Armo? Le scuole sì, l'elementare sì. Poi. E la media dove andava? La media c'è stato un particolare, sono stato in seminario. Io ho avuto. Sei un prete mancato. Sì. Avevo due zii, sacerdote e il cugino vescovo. Monsignor Mauro era mio figlio di due sorelle con mia mamma. Erano primi cugini con mia mamma. Il seminario dove a Reggio? Sì, nell'arcivescovile. E quanto ci sei rimasto? Nelle medie, perché sono rimasto quasi 3 anni. Perché la chiamata lunga è stata. Perché oltretutto non c'erano le corse di autobus, perché c'erano una la mattina alle 7 e l'altra a scendere e l'altra a salire la sera alle 7. E poi non hai voluto più fare? No, aspetta, ti posso raccontare? Certo, come no? Allora io ero tifoso della Juve. Contami che combinasse. E sono tifoso della Juve. Ah, pure io, in questo andiamo d'accordo. E allora, qua c'è Matteo. E allora, ti stavo dicendo, ho scritto una lettera a Boniperti. Ah. Era che, calciatore, non presidente, calciatore, no? Ma io non sapevamo, nella nostra fanciullezza sapevamo che controllavano tutto. Con mio zio economo del seminario, il rettore l'ha chiamato e dice, devo fare con tuo nipote. Mio zio ha risposto, mandalo a casa. Giorno di Pasquetta del 63, non ricordo, 63, sì, mi ricordo. Cioè, ti mandare a casa per chi? Non ho capito. Perché hanno scritto la lettera che noi volevamo fare i calciatori, noi i preti. Ah, e io, ecco, e mio compare Condello di Terreti, che poi lui nemmeno poi ha fatto pure le superiori, ma poi ha fatto il cross all'istituto d'arte. Per cioè di cacciare un seminario. Di cacciare. Ma la scusa era banale, ma comunque era una scusa valida per loro, perché mio zio, che gestiva veramente anche il seminario, ci ha fatto, dice, mandalo a casa, e lui il rettore subito ha risposto, mandalo a casa. Hanno fatto perdere quell'anno. Il prete è finito là. Il prete è finito là. Senti, io devo fare un giro in questo paese. Ora facciamo un giretto e ti faccio vedere. Vediamo questa. Andiamo in chiesa? Ora andiamo in chiesa. C'è la chiesa, sì? Sì. La chiesa? La chiesa, ora giriamo di qua e vediamo. Ed è intitolata a chi la chiesa? La chiesa è intitolata alla nostra Maria Assunta, l'Assunta in cielo. È la patrona di questo posto. La patrona, ogni 15 agosto festeggiamo. Di Ferragosto, festa grande. Festa d'agosto, è la tradizione. Di Ferragosto, festa, no, Madonna. No. Ferragosto era abitudine a mangiare il capretto. Il capretto, tutti da Armo si mangiava il capretto. Non lo dire forte, caro. No, non ti caccia da Antonio. Qua abbiamo due pastori ancora lì. Non ti caccia l'Antonio da qua. Se mangi un grappetto a Ferragosto. A Ferragosto? Lo sapevi. C'è il professore. Lo sapevi? Certo che lo sapevo. Certo che lo sapevo. Il professor Rodallo sa che. Era informato sul capretto. Sì. Ma oggi lo facciamo qualche altra cosa qua. Vabbè, poi la pausa pranzo vediamo. Adesso andiamo in chiesa. Andiamo lì. Sì. Me ne porto tu. Certo. Perché non avevi grappetto da chiesa. No, poi, qualcosina c'è, vero? No, c'è la Madonna l'Assunta. La Madonna. Sempre. E cu 30 carrini m'accattai na vigna, mi l'accattai sopra na montagna, cu si scippau lo grappo e cu la pigna, povera vigna mia, cu si la mangia. Tentai tanto per fare in un castello. Carmen Floccari, una delle voci più belle di Calabria. Buon pomeriggio. Ciao, ci ritroviamo finalmente dopo tanti anni. Dopo tantissimi.
tantissimi anni. Sì, raccontami di te, che stai facendo? Ero piccola allora. Ero piccolina, con Natino Rappoccio, dentro al frantoio dove siamo nati noi 19 anni fa, pensa tu. Sì, sì, sì. E adesso vabbè, la mia passione per la musica, in particolare per la musica popolare, ovviamente continua. E quindi ancora giro per le piazze e porto la mia musica. Io ti vedo che imperversi anche sui social. Anche sui social, sì. Cosa stai creando di nuovo? Allora, ci sono tantissimi progetti in ballo. Sicuramente la mia idea è quella di fare qualcosa di mio, col mio nome. Tu suonavi con Lucera fino a poco tempo fa, non sì, so ancora no, c'è. Ancora quest'anno abbiamo fatto questa stagione, ancora sono con lui. Sì, cioè, hai voglia di fare qualcosa di tuo? Vorrei comunque fare qualcosa di mio, però per farlo comunque ci vuole del tempo per fare bene le cose. Ah, oggi magicamente ti faccio diventare solista, va bene? Grazie. Senti, cominciamo con un pezzo che piace ad entrambi, no? Perché è la voce un storica pezzo, del sì, sud, sì, quella, sì. quella di qualcosa, Rosa Balistrieri. Qualcosa che ci accomuna, no? Mi hai appena detto che ami anche tu Rosa Balistrieri, lei un po' ci rappresenta, rappresenta il sud. Quindi con piacere assolutamente ti faccio ascoltare. Come l'hai incontrata tu a Rosa artisticamente? Ma artisticamente per caso, perché ero molto piccolina, e c'era una signora che cantava queste canzoni, io l'ho ascoltata e poi ho chiesto ma di chi sono? E lei allora mi disse proprio la Verinetta? Rosa no, cantava un altro, sì, sì, persona. È quello sì, è quello no. La notte di Giantalo Basilico. e quindi ho chiesto e lei mi disse proprio Rosa Balistrieri. L'ho cercata e poi ovviamente mi sono innamorata di tutte le sue canzoni. Rosa Balistrieri, c'è una diatriba che è in atto adesso a Licata tra la figlia ed il comune, ma sono altre storie, non stiamo qui a ripeterle. Io so che ti stai accompagnando alla chitarra con Paolo. Sì, 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 c'è con me Paolo Paviglianetti che mi accompagnerà. Sì, la vi lascio con la Virrinetta. Ok. Vieni Paolo, vieni. Di vorria una virrinella di notti la tua porta a strizzare e fitti di gioia che quanto si bella quando ti spogli prima di cucare ma mi muca tu fu la porta tua a bucca bella e se non ti vieni a andare e tassa la porta tua a bucca bella e se non ti vieni a andare e una barcuzza banderi banderi sta pianta Trizzidina Maddalena I'm not afraid to die.
se non altro fumo facile. Fumo fa, anche tanto. È una 600, a 60 anni almeno. Prova ad avventurarmi dentro. Ciao Giuseppe! No, ci vediamo! Ah tu, dimmi pure un passaggio! Allora mi dai un passaggio! Fammi un passaggio, vediamo dove si vai! Ah mamma! Oddio, niente caro! Apri pure, tanto vita! Arrivarono i turchi alla marina, cusci pioni cicala e 90 galeri. Una mattina di maggio ci rovo zi coraggio, mentre poi a settembre tocco a Reggio. Genti fuggiti, gli dalla montagna. Buongiorno. Che fate di bello? Ah, negozio! Negozio, sì. L'ultimo rimasto, credo, no? Dopo 100 anni. 100 anni, sì. Sto negozio? Più. E non sì, di chi era, della mamma prima? No, i miei suoceri, di mio marito. Ah. Il nonno di mio marito. Addirittura? Poi mio suocero e poi io, mio marito. Sì. L'ha cambiato nel tempo, ovviamente, sì. È accomodato. Andiamo, io... Ah, Genere Alimentare, cercate, vendete tutto. Sì, prima c'era anche il tabacchino. Il punto di riferimento del paese. Sì, questo è perché c'è un po' di tutto. E il tabacchino non c'è più? No, gliel'avevo dato a mio figlio e poi allora se l'ha tolto perché non andava bene. Il tabacchino qua c'è poca gente, no? Sì. Quanti abitanti fa qua? 90. 90 sono rimasti. Sì. Voi gli date da mangiare a 90 persone? No, se venivano tutte qua... Più o meno. Sì, sì. Per un bisogno andano vero, sì, locale, giusto? Sì. Quando ero ragazzino io, no? Per fare un dispetto alla bottega del mio rione, sapete che ci comandava? Ci pigliava a lenticchia e ci ha messo avvantaggi in cercola. Ah, sì. No, c'è mio nipote. Ah, lo fa? Lo fa pure lui? Lo fa. Ah. Questo me le mette, sì. Imbisca uno con l'altro. Sì, sì. E là erano nei sacchi, ovviamente. Qua invece è tutto ridimensionato. È tutto per bene ora, sì. Cosa dire? Buon lavoro, grazie, che vedevo grazie, dire. Grazie. Buona giornata. Grazie. Chi ci stizza amara per stu paesi, caricò sciuiru dopo solo 22 casi. Genti fuggiti, gita la montagna, a così di li turchi nessuno vi piglia. Insomma, che bello sto facca? Guarda, io ero fermo qua. Ah, eri tu? Che mi stavo riposando, perché ho fatto un è capitato per caso, lui. No, è capitato per caso. Senti, me ne vado, guarda, me ne vado. Siamo capitati, no, rimani. Ah, ok. Siamo capitati per caso. Guarda caso. Davanti alla casa. Dove è nato e cresciuto? Era la tua casa questa? Nato, cresciuto e pasciuto. Ma ancora tua? No, l'ho venduto a un cugino mio, io ho costruito più sopra. Più su, ti sei spostato? Poco. Ti sei ingrandito verso l'alto? No, verso vicino alla chiesa. E com'era sta casa prima? Questa casa aveva due numeri civici, 8 e 10. Là intero, il mio cugino era intero invertito. A parte i numeri civici? Questa sotto, siccome c'è un salone grande, si faceva il teatro. Puro teatro facevo? Sì, sì. E tu che facevi in quel teatro? No, io ricordo... Un prevede puro teatro? No, io non lo ricordo, me l'hanno detto gli anziani. Ah, sotto, ecco. Da me si riunivano e facevano il teatro, le prove del teatro. E poi lo facevano in piazza. Quanti eravate in casa? In casa eravamo 5. Tre figli eravate? Tre figli, una femmina e... anzi 4 più 2. Quindi eravate 6? Sì. Tuo papà che lavoro faceva? Mio papà era un imprenditore edile della zona. Ma stava bene allora, eravate una famiglia agiata, ecco perché la casa in cima vicino alla chiesa. Insomma, no, ma questo è di mio nonno, ha lasciato tutto. Urione è vostro, da quello che ho capito io. Giusto? Ho 5 case ad Armo io. 5 case ad Armo?
E l'abitante dove sono? Tutto paese, ma, so, tutto paese sono. Vabbè, sono, lasciamo di questo, l'ho venduta. Allora, questo, questo, questo se dici fuori Maloi. Qua c'è la stanza da letto, qua c'è il salottino, sopra la cucina. Si ricorda tutto com'era questa casa. Sopra la cucina, qua c'è il salottino d'entrata, là c'era la stanza da letto. Vabbè, ma come la casa, non interessa poco. Quello che ti interessa era che qua c'è la chiesa vicina. Quindi a feste Madonna tu eri in prima fila. Sempre in prima fila. Ecco. Io ricordo, posso raccontare? Sì. Certo, racconta tutto. Masso Nino Tambaronaro. Ah, tamburo. Col tamburo. Si mette in fila al corteo. Pum, 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 pum. Ancora non c'era la... I musicanti non c'erano allora. Quando eravamo. Con i tamburi, tutti i tamburi. Pum, 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 pum. Ed era quella la festività, diciamo così. Poi è subentrata la musica, la banda. La banda saliva da qua. La banda di Mosorro. Sì, la banda di, come si chiama, un paesino della Ionica lì, non mi ricordo. Il Bianco. Il Bianco. Venivano qua, però, invece di 40 e 90, 32. Sì, massimo, ridotti, certo. E tutti i ragazzi dietro la banda. Tutto da presto. Anzi, prima davanti a noi e poi la banda. Senti, ma in confidenza. Dimmi. La signora ci riscava con tuo fagioli, Cicere. No. Ah, ora ricordo un fatto, siccome quando ero bambino soffrivo con i molari, sua suocera mi dava le sigarette di gingomma. Mi diceva, fumo da chista. Io a casa dicevo che non domava, non accendeva né sigarette, non accendeva. E andava. Non sono queste le sigarette. Non erano sigarette buone queste. Ma io sto facendo 5-6 anni, 10 anni massimo, non è che il ragazzino proprio. Ma Fagiolo non ci ha pescato, no, no. Ma c'è molto rispetto. Mi faceva solo io. Io l'ho scritto pure sul libro, fino a 75-76 c'era il rispetto veramente. Mio papà ha sistemato 10 capi famiglia d'arma al comune di Reggio. 10. Lavoravano con noi. Sai che mi diceva? Dopo che lo sistemavano nemmeno mi salutavano più. Prima erano pagate, succede. Comunque, poi per dirvi. Se mi dicevo prima. Però dice, dopo che l'hai sistemato. Andiamo dalla chiesa. Ora andiamo in piazza, ti faccio vedere una targa importantissima. Prima della chiesa, andiamo dalla targa. Prima della chiesa. Andiamo prima sta targa. Dove mio fratello, direttore generale della presenza del Consiglio. Direttore generale della presenza del Consiglio dei Ministri. Sì. Ora c'è suo. E tu del stato d'armo? E suo figlio è il direttore generale della presenza della Repubblica. E tu del stato d'armo? Io sono uno, e l'altro nipote ambasciatore, l'altro cugino prefetto. Andiamo. E tu del stato d'armo? Come stato d'armo? Andiamo. Andiamo niente. Praticamente la famiglia è importante, vanno trovato una piazza a tuo fratello, credo, no? L'unica nel 2022. Come l'unica? A Reggio è stata l'unica piazza intitolata. L'unica piazza intitolata, che era tutto questa. Bloccato, però mio fratello, il prefetto ha dato ordine di intitolare la piazza. Cos'era tuo fratello? Direttore generale, presenza del Consiglio dei Ministri, capo del personale. Io mi sono seduto nella sede dove si sedeva Andreotti, dove si sedeva Fanfani, dove si sedeva Moro, dove si sedeva la sede. Hai avuto sto privilegio. Sì, I pantaloni poi di Caggiasso restano sempre in testa. Io l'ho messa per come hai fatto. Allora io voglio farvi vedere anche le idee che hanno avuto in questo piccolo posto. Guardate qua. Allora, intanto, guardate un attimo Antonio. Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno con amore ed umiltà, potrà costruirlo. Questo. E poi c'è una frase di Madre Teresa di Calcutta, sì. La gioia è assai contagiosa, cercate perciò di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate. C'è questo bellissimo viale che hanno fatto, viale, piccola via, piccola via. Questa hanno voluto colorarla, no? Con una staccionata verde e tanti fiori, cioè tante piante grasse. Dimmi, Nino.
questa è abbandonata, la dovevo prendere pure io, per la verità. Tutti in casa, tutto il paese sta accattonato, no, il cartier. Perché dovevo intitolare al proprietario Rocco Zanno, che è vivo, e aveva fatto una piccola casetta in legno per bene. Cioè tu sei così affezionato a questo posto, sì, che te lo vuoi comprare tutto? No, no, tutto no, tutto no. Ti hai fatto guerra e fuoco affinché noi dobbiamo andare ad Armo. Siamo arrivati nella chiesa, quella è la Madonna tanto venerata qua? Quella è la Madonna Assunta e questo è un altare bellissimo, che ci sono una copia qua e una copia nel Duomo di Messina, c'è 500 anni di vita. Cioè questo qua, questo albano. Questo tabernacolo, parli del tabernacolo tu. Una cosa unica. Non so chi l'ha portato, non so le origini, ma c'è l'unico, sono due copie, una qua e una al Duomo di Messina. Senti, la festa abbiamo detto che è il 15 di agosto? 15 di agosto, sì. Sì. Che fate per la festa? Se feste ogni oltre anno. Oltre che la mangiata di capretto. No, e poi abbiamo festeggiamenti civili e festeggiamenti religiosi. Vieni, vieni qua, se no non ti vedo che ti sei messo di spalle. Festeggiamenti religiosi che partono quando c'è la novena, non c'è niente. Sì, c'è la prima settimana di novena della Madonna Assunta. Poi la vigilia, l'antevigilia c'è sempre uno spettacolino, qualcuno o i parrocchiani stessi o qualcun altro. La processione poi il giorno dopo per il paese? Per tutto il paese, sì. E c'è chi anche ha lasciato un segno tangibile all'interno della chiesa e non solo, in tutto il paese. Parlo di Don Matteo Zema, vissuto nell'Ottocento, morì nel 1934. È morto nel Fortunata 34. È la Maria, Fortunata, come Fortunata, Fortunata Marino. Fortunata è la pronipote. La pronipote. Cosa ti hanno raccontato di questo sacerdote? Mi ha raccontato la mia mamma che si è cresciuta con lui, che era un santo che pregava, che faceva tanto del bene in parrocchia. Ecco, qua abbiamo pure la tomba, la sepoltura, sì, qui, no? Sì, sì, qua ci sono le spoglie, per esempio quel quadro lì, e lui faceva il sagrestano nel Duomo. In quale perché Duomo? Era grande, in quale nel Duomo? Duomo di Reggio. Ah, di Reggio Calabria. Cioè praticamente questi quattro quadri, sì, raccontano allora la sua storia. Questo rappresenta. No? Raccontano un po' la sua storia. Sì, racconta la sua storia, perché lui, ecco, ha preso messa qui in grande, perché lui non era un grande studioso, diciamo, no? Però era tutto dedito alla preghiera. Un bassorilievo in bronzo, sì, intanto. Quest'altro bassorilievo sono i giovani. Catechismo, sta sì, facendo sì, la parrocchia, i giovani della parrocchia, questi. Poi? Questo è una vecchietta qui del paese che lui di tanto in tanto mangiava con lui a capranzo. Mangiavano insieme. Capito? Insieme, sì. Mentre il quarto quadro? Questo, di fronte ai giudici che lo interrogano durante la causa, no? Perché il fratello, gli hanno ucciso un fratello, ecco. Il padre di mia mamma. È stato ammazzato, quindi? Sì, 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 qui. E quindi lui mentre è stato... lui diceva la messa, qui proprio in quest'altarino. Sì. E lui diceva la messa, gli hanno portato la notizia, lui ha continuato la messa. E perché hanno interrogato lui? No, quando hanno fatto la causa. Ah, questa, ho capito. Ecco, ho capito. Hanno interrogato il fratello, no? E allora lui dice, come l'ho perdonato in quel momento, quando l'hanno ucciso, no? Lo perdono anche adesso. Perdono, e i giudici, ma... sì, e i giudici gli hanno detto tra di loro, questo o è un pazzo o è un santo.
Beh, era un santo forse. È un santo. Che perdona l'assassino del fratello è un santo. Sì. Io so che tu hai fatto anche la catechista qui. Sì. Per quanto tempo? Sì. Per tanti anni? Più di 40 anni, mi hanno dato pure una dedica di 40 anni, però più di 40 anni. Quanti bambini c'erano una volta quando tu facevi la catechista? C'era tanta gente, no? Sì, bambini adesso no. Sei un po' spopolato. Sì, 25, 30, una classe, perché avevamo quarta, quinta, poi a giugno facevamo gli esami. Qui in parrocchia per la conclusione del catechismo, cioè fare la comunione praticamente, no? Sì, no, la comunione era a parte quando a conclusione dell'anno a giugno tutte le classi facevamo la chiusura con la premiazione. Ho capito quello che vuoi dire, una sorta di diplomino, insomma. Sì, ecco, bravo. Ascolta, il legame con la vostra Madonna com'è qui? Io so che ha fatto una grande festa. Sì. 15 agosto, sì. Che vengono da tutte le parti. Sì, no, la festa del 15 agosto è... Sei legata, diciamo, questo, no? Sì, il 15 agosto. Si vengono poi tutti... gli emigranti, tutti, sì. Ci rientrano tutti. Anzi, oggi. Grazie Fortunata. Grazie. Arrivederci, a voi. Grazie. Grazie. La gloria di Santa Maria.
principi e donuri, quando si trattava da suo figlio e giù non c'era, quando i dagli alla montagna, Peppi non c'era, quando i dagli alla montagna, Peppi non c'era. E cammina, 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 Peppi, non ti fermare. E cammina, 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 Peppi, non ti fermare. Peppi la montagna è già di dura, cangia luce e cielo ad ogni ora, manco non t'adduni che ti scordi, chi sciata teni, manco non t'adduni. C'è chi va via da questo posto, ma c'è invece chi torna, vero? Come ti chiami, scusa? Io mi chiamo Zeno Demetrio. Demetrio. Sono andato via da qui nel 76. Come sei andato via? Sono andato via perché mi sono arruolato, ho fatto l'Accademia a Viterbo da maresciallo. Carabiniere, cos'è? No, esercito, artiglieria contraerea. Ho fatto tutta la mia carriera e attualmente abito a Cremona. Vengo molto spesso qui perché ho la casa e quindi mi piace. Sei qui in vacanza? Qui. Sono in vacanza, adesso sono in pensione, quindi io diciamo che prolungo. Stabilizzato qui di nuovo? No, stabilizzato al 100%, no, però passo lunghi periodi qui. Cos'è che ti spinge a tornare qui? Ma la mia terra, dove sono nato e tutto quanto. Tutta sta strada è tutta fatta da mio zio, mio padre, mia sorella, quindi siamo. Ti ricordi com'era qui una volta? È certo che mi ricordo. Tutto cambiato, no? Insomma, non è cambiato tantissimo. Diciamo che abbiamo ristrutturato parecchie case, ma il paese è rimasto, almeno per come me lo ricordo io. Io ho 67 anni, quindi non è cambiato di molto. Il tuo papà che faceva? Mio papà lavorava nella farmacia Arcudi a Reggio. Adesso mio padre ha 97 anni, è ancora in vita, sta bene, quindi. Recupero anche la il tempo. La farmacia a quel tempo era un ruolo insomma di prestigio. Non era farmacista, era lavorava in farmacia, era di prestigio ed era molto conosciuto in paese, anche perché era un punto di riferimento per tutti, quando qualcuno stava male, e il punto di riferimento era, come infatti lo chiamavano Pepe, il farmacista. Quindi faceva la spola da Reggio. Faceva la spola a Reggio giorno. Qui ogni giorno finché non si è sposato, poi abitavamo a Reggio. Quanti comunque figli eravate? Eravamo in sei, adesso siamo rimasti in cinque, sì. E quindi tutti qua nella stessa casa? Io personalmente non ho mai abitato ad Armo fisso, perché abitavamo a Reggio, però c'era la casa dei nonni, quindi le questa è la casa dei nonni, non è la casa vostra? Questa è casa mia, ma questa non c'entra con la casa dei nonni. Adesso se passate è quella dove c'è tutto quel muraglione in pietra ristrutturata da poco, che l'ha ristrutturata mia sorella. Tu fai come le rondini, ogni tanto? Una volta l'anno vieni, insomma. No, anche due o tre volte l'anno. Adesso è da maggio che sono qui, quindi adesso abbiamo deciso di svernare qui perché a Cremona fa freddo. La tua famiglia è qui con te? Tua moglie? No, mia figlia insegna ad Acqui Terme e mia moglie è qui con me, sì. Viene volentieri tua moglie sì, di qua? Sì, sì, mia moglie è anche di qui, sì, anche del paese. È più facile no. Pure per lei, no? Sì, no. Siamo Armoti Doc. Ecco. Armoti? Armoti. Armoti è in dialetto? Armoti. Proprio Armoti? Sì, neanche in dialetto. Non cambia nulla. Non cambia assolutamente nulla. Ciao, buona giornata. Arrivederci, grazie. Peppi Lulu. Si mangia picurella, la picurella fuie, ma tu figlia ciangi, non ci parzavero cacciaturi quando la vitti, non ci parzavero cacciaturi quando la vitti. E cammina, 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 Peppi, non ti fermare. E cammina, 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 Peppi. Cammina, cammina, insomma, è un sali, scendi in continuazione, siamo arrivati dove c'erano le scuole. Quando andavi a scuola? Sì. O ti cacciarono pure da scuola? No, a scuola no. Però ci hanno fatto perdere un anno dell'alluvione. Ah, al 51? Ma tu 53. Non c'eri. 53? Sì. Perché hanno ospitato la gente che era stata alluvionata nelle fare frazione, l'hanno messa qua. Qua nelle scuole. Per ovviamente adesso non sono più scuole. Adesso no, l'hanno riscattato i privati. E qua ricordo che giocavamo al birillo, là mettavamo il birillo grande con i soldi là sopra e tiravamo cui e tava, giù vicino si pigliava. E finché entrassimo a fare lezione, un'ora, due ore di gioco la mattina era bellissimo. Là c'era una fontana pubblica, non so chi l'ha tolta adesso.
è tutto trasformato. Trasformato, perché vabbè, più o meno siamo rimasti quelli che erano. Oh, la... mandarinaro c'era pure? Sì, c'era tutto. Mandarino c'era. Qua era pieno pure, poi se ne volete a voi, ecco, potete prendere quante ne volete, queste, però ma quelle che ancora non sono mature. Non mondimina col cattro. Dai, o me, non te lo metto, me la nuova. A una delle sue case. No, a casa. Qua, tre più due, una era... Comunque, qua erano le scuole. E poi il paese continua verso la fine, dove faremo altre riprese. Grazie. Quindi siamo in periferia qua, più o meno. No, no, qua. Ah, una volta era collegata. La chiesa si veniva da qua, vieni. La chiesa si veniva da qui. Da qui. Va bene così. Poi hanno chiuso tutti i privati, nessuno ha parlato. E ora andiamo dal mio compagno di classe. Ah, c'è un compagno di classe? Certo. Qua. E che facevo insieme? Ora poi ti conto. Era studioso pure lui? L'unica famiglia studiosa era la mia, capito? Ah, tu, l'altro non studiavo nessuno? Sì, studiavo. Tutti i cecchi erano cari. Allora, il primo laureato è stato mio fratello, l'ultimo mio figlio. Io. Thank you.
compagni di scuola voi ero. Sì, sì, eravamo compagni. Voi dovete dire la verità. Classe. È vero che era il primo della classe lui? Non è vero. No, no, quello primo. Primo era, era lui. Era lui. Sì, sì. Seduto avanti, ha detto. No, seduto c'era proprio. Tu hai detto che erano tutti scecchi, l'unico che sapeva tutto eri tu. No, è vero, è vero che stai. No, se vedessi in sta maniera. Non è vero, allora Ido. Ero primo, però era l'ultimo dei compiti. Non ti facevi compiti. Il maestro come si chiamava? Rosa Labbazza. Io. Ma lui lo deve dire, no? No, 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 Rosa. Stacca, dove vai? Rosa, Rosa, chiama subito. Rosa Labbazza. Era brava? Sì. Ti comportavi bene con Rosa tu? Ogni mattina dovevo dare il bacetto. A Rosa? A Rosa. Te lo ricordi dove gli dava il bacetto a Rosa? Io invece gli facevo l'uovo. Arrostito. A Rosa? Sì. Tutte buona trattavo a Rosa. Guarda, ecco, saltavo ecco dalla finestra. E qua entravo ancora. Perché abitavi vicino. Ma e andavo a scuola. Chiamagli gli portavi l'uovo. Sì. Ma con la chiamagna. Ma il primo della classe è vero che era in la verità. Era lui il primo, non era. Aveva me. Oh Maria. Signora Maria. Quella è più scecco allora. Quella è più scecco di tutti. Tutte scecchere. Signora Maria. Signora Maria. Tua moglie? Tua moglie? Sì. E che sta preparando? Sento odore strani. Pasta col pomodoro. Pasta col pomodoro. Pasta... e giornate pasta col pomodoro. Ieri mi mangiai i fagioli. Ieri fagioli. Se seguo questa questa usanza da noi, mangiai tutti il pre... e il capretto. Il capretto ci avevi mangiato il capretto. Come compare usava, no? Agnello. Agnello. Agnello crapetto, agnello e crapetto. No, no, no. A base... credo che state si trovava. O tocca, c'è un problema. Tu che scegli, agnello o crapetto? Allora... Se è cucinato bene, capretto. Se è cucinato male, l'agnello. No, anche l'agnello. No, guardate, no. È meglio l'agnello. L'agnello, l'agnellino di latte, che no. È come a capretto. Ma quanto picci, quanto vizio è da tu, manca muleggia. Mi è buono, buona, va a superare i 14 kg in giro sopra. È una gialla pecora, l'agnello. Proprio, agnello. La pecora come chiamate voi, agnello? Oppure agnello chiamate? Anche noi, sì. Niente chiamate voi. Niente, niente. Niente chiamate voi. Niente, niente. Io vengo dal nord. È del nord. È del Arno. Arno. Con la lingua della Sumica sono nato qua. Lo senti? Lo sento, sì. Ci imparavo Rosa. Rosa, maestra. La maestra. La Rosetta. Gli dava il bacetto tutte le mattine. E lui gli faceva l'uovo arrostito. Ma non mi stai dicendo? Tutti i tumori. Non è vero, no? Mi sembrano così. Ma siete compagni di classe. Sì. E allora? E che classe? Guardate, la porta della scuola era là. Ma qua gli ho fatto vedere, sì. Tante volte io mi guadagno tempo che abitavo lontano, so saltavo la finestra e facevo a casa. E qual anno siete, scusate? Io? 1900? 1900, non mi ricordo. Non se ne ricordo. Non si dice l'anno. Ah, la dico no, io. No, si dice. Ah, nel bicchiere di vino non si conta. Ancora lei. Ancora non l'avevo 80 anni. 1957. No, più vecchia lei. 56. E tu sei del 56. Io sono del 57. Allora è un anno dopo. No, lui è del 47 e io del 46. Ah, 46 e 47. Però io non sono andato a dire. Guardate, ho voluto mangiare con mio, no, io che vinto. Sì, è pronto, andiamo, non vi preoccupate. Se sei quando mangiare? No, pasta con pomodoro, se mi pasta per pomodoro, no, no. Pasta con pomodoro, no, gli dava un voto. Ma sempre mangiare, pensa, tu cammina, va a te. Pausa pranzo, ancora non arrivavo. Che ora sono? Vi saluto. Arrivederci. Luna è. Mi raccomando, armo. 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 Meglio paese il Reggio Calabria. Tutto di no. Ma come si chiamano gli abitanti d'Armo? Armoti. Armoti. No, armese, armoti. Armoti, armese, armese. No, armetani. Armoti. No, perché armetani che poi saranno tipo armaliti, no, voi citi gli armaliti. Armoti. Armoti. Guarda, armoti. Vedi che siamo morabito tutti e due. Siete? Morabito. Tutti e due morabito. Ah, no. Parenti? Sì. Mezzo parenti. A lontano. E chi due? Ma frate che qua c'è Matteo. Ah, morabito.
Don Matteo, non è peccato. Don Matteo. Don Matteo. Premetera. No, ora. Matteo. Matteo, venite qua, per favore. Andiamo noi. Matteo. Andiamo Matteo. Perdonatele, Matteo. Andiamo noi. Più fratellanza, veramente. Compagni di scuola pure voi? No, hai ragione. Perché è più grande lui. Più piccolo. Sì. Che lavoro facevate voi? Io, una di tutto. Per esempio, una? Beh, una, sono stato a disposizione del popolo. Non facevo niente, ho capito. No, erano tutte cose. E uno che è a disposizione del popolo non fa niente. E che facevo? Io? Così da me. No. Un medico? Cimitero centrale. Ma cimitero no! Becchino ero! Sì, è vero. Sì. I digi ti avresti bisogno tutte. Con orgoglio, amico mio. E certo. Io dico solo una cosa. Mi spostavo pure voi. Morava, topolatore. Posto da terra. A Tariffa c'era quello. Carregavo la lambretta, gli scaricavo. Coglievo l'ossa. Buttaglia pure l'ossa, coglievo voi. Allora no. Sì. Coglieva pure l'ossa. Sempre con rispetto di quelle che erano di fronte. E certo, ci mancherebbe altro. Se arrivavano i familiari, normale. E con tutto ciò, fino a oggi, se sono amici, mi metterò a disposizione ancora. E vostro frate, voi che faceva invece? Io? Aiuto Becchino, no? No, era in ferrovia. Che faceva? In ferrovia, direzione. Ah, no, la mia professione ferroviere. È di sarto. Costurere era veramente? Avevo la sartoria al Ponte del Calabria. Ponte senza ferrovia. E poi la sartoria gli è stato ferroviere? Sì. In ferrovia che facevate? Niente. Segreteria del direttore. Niente, ho sentito. Segreteria del direttore compartimentale. Ma Mattia, pure tu facevi niente, in ferrovia. Io facevo 90-100 visite al giorno, chi mi dice? No, il rasia con pale e picco. Da ferrovia. Ed eri col lago e gli si con pale e picco. Sì, va bene. Dopo 7 anni mi andavo a casa grande. Però il benestare ha fatto male a tutti. È vero. E ricordiamolo. È vero. L'hanno voluto i nostri superiori. Pure voi eravate a scuola qua. Acca, proprio. Con Rosa? Sì. Pure voi ci facevano lavoro studio? No. Quale professore andavi tu, Matteo? Angeme. Quale professore avevi? Quale? Maestro avevi? Andeppe tanti, i professori, chi? Eppe. Ma poi non ci importa, non è un problema. Don Matteo, poi, quando vai in donna. Io lo chiamo donna perché sa vero che significa. Ah, donna. Don Matteo. Non ho chiuso la televisione, Don Matteo. No, signore, no. Non vuole chiamare donna. No. Voi venite con noi? Sempre in campo. No. Ah, io ti ho mangiato la pasta con pomodoro che si è freddato. Che si è freddato, iate. Anzi, gli è rigitana, gli. Unica pia.
Sandy Hill, si chiama così il ristorante a cui ci troviamo, e siamo nel cuore di Gallina, che è una frazione poi di Reggio Calabria. Siamo con lo chef lombardo Francesco, giusto? Che ci prepari oggi? Che piatto tipico abbiamo? Oggi facciamo due maccheroncini con il pesce stocco, e il pesce stocco alla ghiotta, e facciamo al quarto. Quindi sarà il pesce stocco il prodotto principe di questa, di questa nostra visita qui al ristorante. Andiamo col primo piatto, la preparazione? Allora, la preparazione io faccio di solito un soffritto di cipolla, e metto un po' di carote e sedano pure, e poi metto il pesce stocco e lo faccio cuocere con un po' di acqua almeno una mezz'oretta. Quindi è stare mezz'ora? Mezz'ora là, a fuoco basso, e lo faccio cuocere così. 10 minuti prima gli aggiungo dei pomodorini e dei ciliegini. Quindi la preparazione è molto lenta, non è veloce? No, non è veloce. No, io almeno la faccio così, la faccio che si cuoce ben bene. Allora, io ti lascio il tuo lavoro, vogliamo dire gli ingredienti prima? Mettiamo allora, olio extravergine d'oliva, cipolla, carote e un po' di sedano, pesce stocco, pomodorini, e nel secondo ci sono le olive pure, le olive quelle che facciamo noi sotto. Vabbè, questo è il primo piatto, vediamo questo prima questo, poi il secondo. Pomodorino e basilico. Andiamo col primo piatto. Facciamo tutto a cubetti. La cipolla è già a rosolare. Allora, una volta rosolata, mettiamo dentro lo stocco. Lo facciamo un po' rosolare. Poi aggiungiamo l'acqua. Da qui abbassiamo il fuoco e lo facciamo cuocere un quarto d'ora, 20 minuti così. Andiamo ad aggiungere i pomodorini. Francesco, hai già impiattato? Sì. Io dico solo complimenti, perché la visione è straordinaria. L'odore, il gusto. L'odore lo percepisco già. Io non sono un mangiatore di stocco, però so che Antonio... Neanche io. Neanche tu mangi lo stocco? No, lo mangio, però non è che sono io. Devo dire la verità, mi dà un po' fastidio l'odore. Sì. Io lo faccio assaggiare adesso a Antonio, che lui per lo stocco va morto, quindi presumo già che la cosa sarà positiva. Vado e torno. Grazie. Ah, il nome del piatto? Maccheroncini allo stocco. Maccheroncini allo stocco, proposti da Francesco Lombardo. Eccomi qua, allora, è una pasta particolare, è tutta lavorata a mano. E perché è fatta a mano? Saranno maccheroncini? Con maccheroncini allo stocco. Credo che ti prendo la gola, non so perché, ho questa sensazione. Guarda, ha una coreografia. Sotto l'aspetto è straordinario. È stato bravo Francesco. Lo chef? Sì. Hanno detto hanno accostato un vino, vediamo che vino hanno dato.
Tu guarda che io. Sto a me, un vino liquoroso, un Fassati. Vabbè, buon appetito, amici. Non toccare un pomodoro. Pezzetti di stocco. Tocco con il prezzemolo che ci sta a meraviglia, così come l'odore del basilico. E non mi aiuti? No, 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 lo stocco lo sai, io non ci vado tanto d'accordo. Allora, sapore. Guarda. Sapore che si confondono perché sono. Ma si sposano. Vero? Sì, sì, sì. Ci ha messo la cipolla? Sì, infatti. C'è questo sedano, sedano. La carota? La carota, sì. Posso continuare? Che prego, prego. La carota si vede, sono un piatto colorato, sembra semi in autunno. E invece no, sembra la primavera, insomma. Ma qua io quando mangio è estate per me. Guarda. Allora, dobbiamo procedere al voto, dai. Vai su. Allora, quando ce lo stocco? Quando ce lo stocco? Io non mi vorrei sbagliare. Okay? Ma quando ce lo stocco? Vado oltre il 10 e lode. Vado. E mi davanti la cucina, tu fai quello che vuoi. 12 e lode. Addirittura. Sì, 12 sì, e lode. Sì. Oltre l'11. Ma non è finita qui. Ah no? Ci sei? C'è anche il secondo. Ma io mi sacrifico volentieri. Ma sempre stocco, Va bene. Omega 3. Io continuo. Ok. Questo è che allora Francesco, aspetta, non correre, dobbiamo impiattare, io lo so che tu non vedi l'ora. Cosa hai fatto per secondo? Allora, per secondo ho fatto il pesce stocco alla ghiotta. Ecco, come si fa? Allora, pesce stocco alla ghiotta è sempre con cipolla, carote, poi giustamente lo stocco, pomodorino, olive e nastrane e basta. Dalle nostre parti si mettono pure le patate, come no? Ah, le patate, giusto, ci sono. Le patate. Bravo. Scusate. E si chiamano noi stocco alla mammolese. Alla mammolese, sì. E più o meno. Noi diciamo, giustamente no? Lo chiamiamo la ghiotta perché è abitudine. Bravo. E allora, andiamo a impiattare lo stocco perché guarda, sei un artista intanto non esattamente. Allora, nei paesi si usa ancora più il rosso, perché io sono di paese e lo fanno ancora un po' più rosso. Allora, cosa ci mettiamo con una foglia di basilico? Dare odore anche, voglio dire. Sì. L'occhio vuole la sua parte, voglio solo dire. Il pomodorino che tu hai tagliuzzato, fatto a rosellina. Questo qua, anche questo, voglio dire, è un'opera d'arte, guardate che bellezza. Davvero è un vedere molto molto bello, complimenti. Grazie. Complimenti solo per la vista, poi il gusto sarà l'assaggiatore. Sarà Antonio a dire sì, no. Vabbè. Grazie. Grazie a voi. Guarda che bel vedere, guarda. Vediamo. Solo vedere t'ammazza. Che mi ammazza. Che meraviglioso. Guarda che bello. Stocco a ghiotta. Qua. Da noi alla Mammolese. Ah, perché siete vicino, vicino Mammola. Lo stocco, mettono le patate, lo stocco, le olive. Va bene. Qui si usa il sughetto meno rosso. Sì, è vero. Mentre da noi è più rosso. Vabbè, ma che faccio? Vedi come è cambiato il modo anche di servire, no? Guarda che pezzettoni. Si usava in più nelle cose più rustiche una volta. Adesso invece è diventato un piatto di prim'ordine, cioè un piatto di estrema eleganza. Beh, guarda un po'. Anche come si presenta la portata. Andiamo ad assaggiare. Sono dei tocchi, la cipolla. Le olive? Sì. Ma dopo. Non mi mangiare prima. Prima che mangi lo stocco, giusto? Prima questo, dai. Guarda. Ogni tanto respiro. Sì che respiro, certo. Prendi aria ogni tanto. Guarda. Stiamo aspettando te, non aspettare come finisce. Beh, se devo dare un voto, devo. Accostarti a quello che hai mangiato prima. 12 e lode. Stessa cosa, insomma. Vuoi che metto 13? No, dove c'è stocco c'è? Antonio. Antonio. È buonissimo, buon appetito a radici. Vai. C'è un campanile alto. Alume paesi, e c'è un Cristo in cruci, alume paesi, alume paesi.
l'usuri a lume paesi accarizza tutti li casi ba. Per l'epilogo di questa puntata nostra su Armo, si chiama così questo posto, siamo nell'Interland Regina, più in periferia, più a Reggio Calabria, nel Tour anche. Si fa un chilo freddo pure la sera. Si sta benino comunque, dai, oggi è stata una giornata veramente di sole, ci sta un bottino un po'. Sto abbiamo bottino. Scelto un luogo non a caso particolare, perché che dietro le tue spalle, Carmen, ci sono i versi di Buttitta, che sono stati a lungo la sigla di apertura di questo mio programma, che si chiama appunto Radici. Quindi una bellissima paesi, casualità. Sì, cantata da Otello Profazio, è stata il grande Otello che ricordiamo sempre, è stata per anni la sigla iniziale di questo programma. Invece ci congediamo con te e con Paolo con un altro pezzo, cosa fate adesso? Ora facciamo una bella tarantella cantata, così per chiudere l'allegria. Allora c'è la tarantella finale. Ci stava, dai. Allora vi lasciamo con la tarantella finale, ricordatevi giovedì prossimo, stesso orario, stesso canale, 21:30, Tele Mia. Buonasera. Buona serata. Salve.
porto lo buono e lo malo, li ricordi di quando ero figliolo, li gioie e li peni che sta terra mi duna, li canti e li sospiri a chiaro di luna. Ti ami porto la mandola sciuruta, la ianestra che addura la mestrata, tu sospiri quando pigliù la scenduta e la sudura che gronda l'anchianata. Terra mia come un sericata, la pedra rotta e la trasciuppata, la campana che suona la festa, la tralolotta e la tempesta. Terra di soli, di mare e spini, e di scoscesa a mezzo lì per. Terra che aiuti lo dolce la mare, non vedi luce a mezzo lo scuro. La luna di marina la nasciuta, frescura di giorza la coiata, promissata forte di buona venuta, e schianto di cora la squetata. Tempo buono e caldo di la mia tituta, tempo brutto di la malannata. Giotto forte amaro di una gianciuta, bucca larga e dolce di una risata. Mi porto lo ricordi una figliola duci, di cui tutto sa per niente dici. Mi porto lo ricordo di l'amici, e lo malo cuore di nemici. Terra mia con sericata, la pedra rotta e la trasciuppata, la campana che suona la festa, la tralolotta e la tempesta. Terra di soli, di mare e spini, e di scoscesa a mezzo lì per. Terra che aiuti lo dolce la mare, non vedi luce a mezzo lo scuro. Mi porto li prati di mille colore, li ruvetta di cento sipali. Mi porto la speranza di cui vai fuori, la tristezza di spartenza tu. Bucci di frati, di soro, di mamma, bucci duci che mi fici la ninna. Luci di vento, di mari d'estate, rombo di mare che non dona la pace. E porto lo tempo che passa e la vecchiaia che prima o poi bussa. La gente che parla e saluta, di la grazia la Madonna m'aiuta. 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 Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento con Redi Tessuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. 6x8 Bergotto. Caciuto, l'amaro sempre piaciuto. Ritorto Mobili a Gioiosa Ionica.